L'anno scorso, ad esempio, al Pride di Milano c'erano solo eterosessuali e cisgender. Quel cartello proprio classico, tipo sopporto la parata ma mi piace la patata, ma sti cazzi. Esatto, esatto. Ciao, sono Maya, ho 25 anni. Ciao, sono Sef, ho 30 anni. Ciao, io sono Ale, che ho 27 anni. Io sono Anna Gaia e ho 41 anni. Com'è il Chuck queer? Chuck. Chuck. Come si rimorchia senza app? Io non ho mai rimorchiato con un'app. Nemmeno io, anzi a me mi annoiano le app, cioè sono onesto, le trovo... Boh, cioè che devi starli a controllare, non... Allora, secondo me la cosa migliore è dire a tutte le amiche e gli amici di organizzare delle cene, di portare delle persone. Il passaparola funziona. Cioè, sì. Secondo me sì, cioè gli amici degli amici. Poi, tipo, gli eventi dove si parla di tematiche, femminismo, queer. Sì, sì, secondo me posti, quello, esatto, posti. Perché già stai... Stai togliendo un attimo di... Ok, sì, esatto. Sì, sì. Perché io tipo a 18 anni mi sono trovato in crisi, perché sono stato fidanzato per 3 anni e mezzo e quando mi sono lasciato ero solo. Quindi ho iniziato ad andare in discoteca a fare questa cosa qua, ma in discoteca non è fattibile, no. Quindi... Cioè, oddio, cioè a periodi della propria vita, eh. Sì, per carità, eh. Però quando secondo vuoi, me una... quando vuoi limonare a caso va benissimo. Quando vuoi limonare a caso, sì. Perché se vuoi una cosa un po' più seria, invece secondo me devi proprio andare nei posti in cui puoi già pescare e tirare fuori semplicemente. Quindi, te stesso. L'attivismo serve anche all'amore. Sì. E su questo ti dirò, infatti, che... sesso politico. Sesso politico. Il coming out è obbligatorio? No. No, cioè secondo se sei la mia ragazza, sì, a un certo punto perché mi rompo i coglioni. Però. Non è obbligatorio, ma è difficile evitarlo in certi casi. E anche se uno ha la fortuna di trovarsi in una famiglia liberale o che non minaccia di sbatterti fuori di casa, di diseredarti o di farti violenza fisica quando fai coming out, lo devi fare comunque ogni giorno. Vai dalla ginecologa che ti chiede: sei sessualmente attivo? Si usi contraccettivi? È una cosa a cui, a meno che uno proprio non vuole dire nulla su quell'aspetto di sé al mondo, ci si incorre diverse volte. Se penso alla mia esperienza, ma è l'esperienza di tantissime persone, forse tutte, dell'educazione sessuale, oltre al fatto che è un'educazione più medica che affettiva, no? Sì. Quindi questo che faceva educazione sessuale partiva già dalla sua concezione che anch'io fossi etero, quindi abbiamo questa eteronormatività pervasa ovunque, no? Chiunque dà per scontato che tu sia etero, tu dici no, guardi che io, c'è quel momento che fa, ah, esatto. Quella sospensione del tempo è la cosa più fastidiosa, perché sembra quasi che l'altra persona debba, e anche tu, come se intera società debba dire ok. Debba ripensarti. Esatto. Ok, mi prendo del tempo... Perché il mio cervello si deve prendere del tempo per avere a fare con te. Secondo me il coming out dovrebbe essere non obbligatorio, ma è un po' come quando vai a votare. Cioè, lo fai per un fatto, per dare un messaggio politico. Noi dobbiamo, secondo me, iniziare a focalizzarci sul fatto che da soli, citando la Meloni, siamo una gocciolina. Oh, mia. Ok. Ho avuto un brivido lungo la schiena. Insieme veramente siamo compatti, siamo... acqua totale, e l'acqua non le puoi fare niente, cioè non l'asciughi, il mare non lo asciughi. Io invece lo vedo sul piano biografico, perché ci aiuta a ricompattarci con ciò che siamo. È sempre meglio essere ciò che siamo piuttosto che fingerci altro, perché poi ci confondiamo nelle maschere. Nel caso in cui uno abbia e renda il privato pubblico, come si diceva negli anni 70, il pubblico e il privato, allora ha senso, no, questa cosa? Sì, io credo. Però proprio ovviamente quello. Non è che lo facciamo entrambi, evidentemente, se la nostra strada è anche quella di attivismo. Però se fossimo tutti esposti, è vero, all'inizio sarebbe durissimo, però secondo me il cambiamento avverrebbe veramente molto più velocemente. Cioè io penso alla discriminazione sul lavoro. Ma veramente, guarda, se tutti questi vescovi che no, sì, che se anche loro uscissero, esatto, dall'armadio, se la Brocianza uscisse da tutti i luoghi, in tutti i laghi, cioè, sarebbe un mondo migliore. Perfetto. Le persone bisessuali sono solo indecise. Madonna, questo è un mito che veramente dobbiamo sfatare. Beh, che dire. Cosa ne pensi? No. No! Bisogna smettere di dire che la bisessualità è solo una fase prima di scegliere una sponda o l'altra. Inoltre penso che
la generazione Z, proprio a livello di dati, abbia la più alta percentuale di persone dichiaratamente bisessuali fino adesso. Poi io dubito che in realtà non sia stata così alta per tutto il corso della storia, ma sicuramente adesso c'è una consapevolezza diversa. La bisessualità è esattamente come un orientamento sessuale, come tutti gli altri orientamenti. Non è che un giorno sei più etero o più gay, semplicemente sei sempre bisessuale con le tue personali preferenze. Oh, ormai non si può più dire niente. Allora, politica ricorretta. Allora. Arrivo, eh? Ma per me posso dire tutto quello che voglio. Basta che lo facciano nel rispetto del prossimo. Vai a dire qualcosa contro la mafia, se hai coraggio. Vai a dire qualcosa contro il Papa, se hai coraggio. Perché non si può dire niente solo contro le minoranze? Si può dire tutto, perché le critiche poi si fanno, anche all'interno della comunità. Ci facciamo più critiche noi che quelli di fuori. È che se le dici adesso, rispetto a 15-20 anni fa, la gente non sta più zitta, ti risponde a tono. Non si può più dire niente, intendono relativamente che il loro potere di dire le cazzate, di offendere le persone, non c'è più. Purtroppo penso che il politically correct stia invece entrando in un canale di revisionismo storico pericoloso, perché il politically correct è importante proprio se ricorda le sue origini, ovvero se adesso non si possono più dire determinate cose, è perché si sono dette. Dobbiamo ricordarci che se stiamo lottando contro un'oppressione adesso, non è perché quell'oppressione non è mai esistita. E quindi, però è sempre difficile spiegare anche questa cosa e dare ragione su questa cosa alle persone che invece vogliono vederne solo un lato e fanno polemica sul fatto del ah oddio, tutte queste persone che finora abbiamo insultato vogliamo continuare a farlo senza ripercussioni. Esatto. E quindi sì. Esatto. La verità è che il linguaggio cambia il mondo e il mondo cambia a seconda del linguaggio. E quindi si possono dire tutte le cose, solo che ovviamente bisogna fare più attenzione rispetto a quello che si dice. Le stesse parole cambiano di significato nel corso dei secoli, quindi diciamo che si tratta di essere più consapevoli, no? Esatto. Devi metterti in dubbio, devi iniziare a pensare, secondo me. Diciamo che nuove parole ci permettono di ampliare le cose che si possono dire, bisognerebbe proprio spostarlo a questo punto di vista. Io faccio però satira e comicità e a volte dico no, ma allora non si può più fare comicità. No, la comicità fa parte, cioè anzi, per poter fare satira bisogna però essere liberi, che è diverso e non rientra dentro il fatto che non si può dire più niente, ma per esempio dentro il fatto che non si può più protestare. Se non si può più protestare, allora non si può più fare satira. Certo. Quindi sono... Non confondere i due temi, no? Che cazzo? Si può dire? Vediamo. Come è stato frequentare la scuola? Oddio. Vabbè, un disagio, ma per altre ragioni anche. Direi che il momento critico sono state le medie e le superiori, ma in realtà penso che la scuola in sé non sia un problema, perché tu senti qualcosa in te che è diverso, per cui vuoi darti delle risposte, fai ricerche sulle quali gli altri adolescenti non si interrogano minimamente, e quando tu riporti questa esperienza agli altri sono perplessi o disinteressati. Però devo dire che dal punto di vista della mia generazione, già ad esempio in prima superiore o l'ultimissimo anno delle medie, c'era già questa esplorazione e lo vedo, questa cosa arriva sempre prima. Esiste davvero la famiglia tradizionale? Per esperienza posso dire no? No. Zero. Cioè, vabbè, io posso dire, io potrei dire talmente tante cose che forse adesso andiamo a casa praticamente. No, cioè. No, diciamo che è un ideale, la famiglia tradizionale è un ideale che non corrisponde al reale. Quindi come tutte le idealità, come tutte le ideologie, mi verrebbe da dire, sì, è molto rischiosa nell'applicazione con la realtà. Io ho una famiglia queer e ho scoperto in realtà solo vivendo che cos'è una famiglia queer e quindi non ho ancora una categorizzazione ideologica. Però, per esempio, ho scoperto che avere una figlia essendo un genitore unico, perché alla fine io la desideravo così tanto che la mia fidanzata da allora la volesse o non la volesse, cioè era una cosa che era un desiderio mio. E
ho scoperto che in realtà aveva per esempio dei grandissimi vantaggi dall'uscita dal concetto di coppia. Okay. Che perché la famiglia tradizionale poi l'abbiamo trasformata nel concetto di coppia e sì. Due veramente da soli non bastano. Una volta erano tantissime nelle famiglie, però certo si portavano dietro il problema, poi dello stile dei cugini, nonni, dei consanguini, tutta questa gente. Quindi c'erano una serie di problematiche anche, cioè, pesantissime. Io non saprei pensare di reggerti vivere con tutti i miei parenti tutti insieme. Cioè, no, già, cioè voglio dire, vivere con i miei genitori è complicato, penso con gli zii, i cugini. No, infatti. Però allo stesso tempo anche solo in due è difficile. E quindi la verità è che bisognerebbe trovare delle nuove famiglie. Io nella mia famiglia queer, che quindi è una famiglia mobile, e devo dire che mi sento molto bene. Non sapevo sì. Che avrei trovato questa risposta nella mia vita, intendo, non stavo agendo pensando a una teoria, no? Certo. Stavo solo reagendo ai desideri e a ciò che avevo attorno. E quindi insomma, vabbè. Hai trovato la tua famiglia, il tuo tipo di famiglia? Beh, sì, ho trovato quello che mi sembra per il momento la cosa che mi permette, per te, no? Sì, essere libera, che a una donna madre certo. Permetta di essere libera. Vediamo un'altra domanda. Faccio questa, dai. L'identità di genere è un capriccio? Perché sembra, no? Questa cosa infantile, come se non fosse un grande problema, i veri problemi sono altri. Sì. I veri problemi per chi? No, non è un capriccio. Io credo che l'identità di genere, anche le persone cis hanno un'identità di genere, semplicemente è così normalizzata il fatto che si riconoscano nel loro sesso assegnato a nascita, che sembra tutto norma, naturale, però sono le persone eterosessuali soprattutto che hanno... sono fissati col genere, perché appena nasce un bambino maschio, ah no, tu devi fare le cose da maschio e le bambine devono fare le cose da femmine. Quindi in realtà l'identità di genere non è un capriccio, è parte fondamentale della nostra società su cui si fonda tutto il resto. Penso che questa idea dell'identità di genere è un capriccio sia anche arrivata per il modo in cui nella storia si è evoluto la questione transgender e transessuale, perché prima c'era un forte transmedicalismo, quindi... Mm-hmm. Una persona era vista come transessuale se aveva una disforia che gli permetteva di non vivere, se aveva bisogno di una transizione medica, cose che possono assolutamente esistere. Ma adesso che siamo anche nella società della performance, questo aspetto è soltanto uno dello spettro dell'esperienza trans. E in particolare nei media io penso che si sia spostata molto l'attenzione su tutti quegli aspetti che non sono invece così appunto binari. E quindi dalle identità non binarie alla fluidità di genere, anche soltanto alla discrepanza tra come uno si presenta e i pronomi. Ad esempio una persona assegnata donna alla nascita che dice sono un uomo trans, ma continua a vestirsi con accessori o vestiti femminili e che scatena la discussione, ma quindi perché hai voluto transizionare o perché vuoi che ti si riferisca in un determinato modo, se poi continui a fare le cose assegnate al genere che certo. Tu rifiuti. E quindi questo estremo secondo me può essere una manifestazione di questo appunto desiderio di dire c'è ancora qualcosa di irriducibile e di non normalizzabile in noi, perché abbiamo un'esperienza diversa da tutti coloro che dicono che questa esperienza non ce l'hanno. Tocca a me. Ok. So, here we go. Ti riconosci nei media? No. Assolutamente. No, in nessun modo. No, cioè già solo i termini che usano mi fanno rabbrividire. Impossibile. Come ci descrivono, cioè non, per me è un grande no. No, direi che non credo ci sia qualcuno che mi possa rappresentare nei media, a parte che cioè, vorrei andare io a rappresentare me stessa nei media, visto sì. Che sono un'attrice, ma è già difficile, essendo che parlando di omosessualità o di tematiche sui diritti, che possa accedere ai media. Sì, più che altro anche perché, appunto, cioè, questa è una grande verità, cioè, lo so. Veramente una grande verità, ma poi c'è anche proprio l'aspetto che, cioè, secondo me, è gravissimo che chi lavora all'interno proprio dei media non si informa. In generale, infatti, c'è un'ignoranza sia di chi cioè, gestisce i media sì. sulle tematiche queer, in questo caso, no?
E poi comunque c'è anche una volontà di oscurare la realtà queer, anche, quindi soprattutto in questo periodo tantissimo. Che poi non è solo questo, ma anche sulle tematiche di genere. In fondo la Murgia ha speso un sacco di tempo a farci notare che sulle prime pagine del giornale non c'erano giornaliste, non c'erano le firme delle giornaliste, siamo ancora messi così. Vediamo quest'ultima domanda. L'ho tirato fuori con un po' di... Il Pride è una carnevalata. Io qua so già che sto per dire poi una cosa controversa. Anch'io. No, vabbè. No, non è una carnevalata. Purtroppo è vista come tale dalle persone che la vedono nella sua modernità, che sembra una grande festa, è una grande parata. Ma il Pride non è iniziato come una festa, è iniziato come una rivolta. L'anno scorso, ad esempio, al Pride di Milano c'erano solo eterosessuali e cisgender, foto di, cioè, coppie che si mettevano lì e si facevano la foto mentre si baciavano con dei cartelli, con delle frasi che loro pensano essere simpatiche. Quello non è mostrare il proprio supporto, quello è non capire appunto che si tratta di una giornata dove viene richiesta visibilità su una comunità che è stata invisibile per così tanto tempo. E se ci sono questi colori, questo camp, questo kitsch, è di proposito, è un modo per essere esondanti, per uscire dalla normalità che viene vista e per costringere le persone a guardare.